Buongiorno ragazzi, oggi vi faccio vedere come legare il carico con le cinghie e cricchetto e renderlo sicuro al viaggio. Una volta che il carrellista posiziona la merce sopra il pianale, prendiamo la cinghia in questo modo e la buttiamo sopra il carico e poi infiliamo il gancio della cinghia in uno dei buchi del pianale. In base al carico che avete, potete utilizzare quante cinghie volete, io in questo caso utilizzo due cinghie. Questi sono pannelli di legno e bisogna metterli angolari sotto le cinghie, in modo che una volta che stringo la cinghia non si rompa il pannello. Se il carico è alto, utilizzate una scala che vi viene data dal magazziniere. Facciamo la stessa cosa anche dall'altra parte del carico, sempre l'angolare sotto la cinghia. E ora prendiamo il cricchetto, infiliamo il gancio nella buca del pianale. Poi facciamo passare la cinghia dall'esterno all'interno e cominciamo a stringere. Stringiamo finché non diventa tesa la cinghia e poi ci aiutiamo col peso del corpo a stringere sempre di più, così il carico, anche se facciamo una curva o una rotonda, non si sposta. Così il nostro carico è stato messo in sicurezza per il trasporto.